Salute avanzi di VR, rieccoci all'appuntamento settimanale con le migliori notizie su VR e gaming. Anche se oggi è il lunedì di Pasquetta, vi ho comunque portato il video, perché tanto, se siete del sud, avrete già finito di ingozzarvi come maiali, mentre se siete del nord, avrete già smaltito le quantità industriali di alcol, ma tanto quella è la vostra normalità, vero Roberto? Grazie Andrea per il generoso supporto. Ti mando un abbraccio, grazie ai miei iscritti, a chi guarda i video fino alla fine, mette like, condivide, commenta, ma soprattutto grazie a chi disattiva l'adblock e ricarica la pagina per far partire il video con le pubblicità. Grazie a chi è di passaggio e magari vorrà iscriversi al canale. Tempo di notizie, partiamo subito. Il Dipartimento di Ricerca IA di Meta sta lavorando su un sistema di riconoscimento automatico dell'ambiente con tanto di posizionamento automatico di porte, finestre e arredamento. Si chiama SceneScript e sfrutta la stessa tecnica degli LLM, ossia modelli linguistici di grandi dimensioni, ed è in grado di riconoscere automaticamente gli oggetti presenti nell'ambiente. Il risultato sono delle forme primitive che rappresentano i confini dei vari elementi, ed è poi il processore di queste tre che si occupa di generare delle mesh 3D, aggiungendo anche soffitti, pareti e pavimenti. Quando questo sistema sarà disponibile, gli sviluppatori di giochi mixed reality potranno posizionare elementi virtuali sopra, sotto e intorno ai vari elementi, in un modo molto più preciso e interattivo, rendendo anche l'esperienza mixed reality molto più immersiva. Meta ultimamente si sta concentrando moltissimo sullo sviluppo della tecnologia MR, tanto da piazzare un sensore di profondità nel MetaQuest 3, cosa che non aveva fatto neanche nel precedente e più costoso MetaQuest Pro. Ottimo lavoro, ma speriamo che non sia una strategia che porterà alla riduzione dei titoli e degli sforzi in VR da parte dell'azienda. Circa un anno fa, degli oltre 20 milioni di questi due venduti, soltanto 6,4 milioni di utenti hanno effettivamente utilizzato il visore in quel periodo. Il dato deve essere però analizzato nell'ottica che il visore aveva già i suoi anni alle spalle e che si è trattato del dispositivo VR più economico della storia. Quindi è normale che molti lo abbiano comprato anche solo per curiosità, per poi restituirlo, metterlo da parte oppure rivenderlo. Beh, comunque non stiamo parlando del numero di vendite, ma di numero di persone che periodicamente tornano a utilizzare il visore. E questo dato è più alto su queste tre rispetto a queste due. Le persone tornano a utilizzare queste tre rispetto a qualsiasi altro visore precedente di Meta. Forse per l'esperienza del nuovo processore, della qualità migliore degli schermi e delle lenti pancake. Forse per il pass-through a colori e per la presenza del sensore di profondità che offre un'esperienza in mixed reality come nessun altro visore sul mercato. O forse semplicemente perché l'ultima moda è quella di fruire di contenuti video o servizi in abbonamento come Prime Video, Netflix e compagnia bella direttamente sul visore. Io credo che sia un po' l'insieme di tutti questi motivi e nonostante il prezzo più alto rispetto ai visori precedenti, gli utenti hanno percepito il salto generazionale anche rispetto alla concorrenza. Ecco perché Quest 3, anche se è sul mercato da appena 5 mesi, fa già registrare un aumento di tempo trascorso in VR. La settimana scorsa è stato rilasciato l'aggiornamento che migliora la versione su Quest 3 di Eye of the Temple. Si tratta di un platform room scale che sfrutta le dimensioni del vostro ambiente di gioco per farvi muovere all'interno di un antico tempio egizio. E adesso, grazie all'upgrade grafico, ha una qualità maggiore del 50%. Frequenza di aggiornamento a 90 Hz, grazie alla quale si raggiungono i 90 fps in quasi tutte le aree, ma in ogni caso si scende a 80 fps solo in 3 di queste. Migliorata anche la qualità delle texture, ombre dinamiche in tempo reale, è stato disattivato il foveated rendering e direi che è arrivato il momento di provarlo, anche se non ho un'area di gioco molto grande. Però, siccome è stato ricevuto particolarmente bene dalla critica, direi che è il caso di dargli un'occhiata. Due settimane fa è stato rilasciato il supporto ufficiale tramite HALVR per poter utilizzare Apple Vision Pro su SteamVR. Il problema è che si poteva fare ben poco, visto che il visore non dispone di controller, quindi non poteva essere utilizzato per giocare. Nemmeno adesso. Però c'è qualcuno che ha smanettato così tanto che è riuscito a giocare Half-Life Alyx con Vision Pro utilizzando i Joy-Con della Nintendo Switch. Esperimento interessante, ma
prossima non pensate di poterlo fare anche voi, e soprattutto con risultati accettabili. La qualità del tracciamento infatti è tutt'altro che ideale. In Half-Life, per esempio, l'esperienza si interrompe nel momento in cui devono essere acquisiti i Gravity Gloves, perché non c'è il comando per prenderli. E anche in altri giochi non si comporta molto bene. Risulta difficile completare una traccia su Beat Saber senza errori anche a livello di difficoltà normale. Oppure in Walkabout Minigolf la mazza vibra continuamente. A questo punto si potrebbe sperare in qualche volenteroso possessore di Valve Index e Apple Vision Pro che voglia provare a far funzionare i controller e le basi esterne su Vision Pro, e questa sì che sarebbe una bella figata. Anche voi infastiditi dal Guardian, oggi chiamato Boundary, durante l'uso delle applicazioni in Mixed Reality? Beh sì, è una gran rottura di scatole e non si capisce per quale motivo uno debba avere questa griglia tra i piedi se già sto vedendo il mio ambiente reale. Eppure gli sviluppatori devono attivare il supporto al Boundary nei loro giochi, anche se solo Mixed Reality. Questa cosa però sta per cambiare. Meta infatti ha cominciato a dare la possibilità solo ad alcuni sviluppatori di disabilitare Boundary nei loro giochi, e la lista pare che verrà estesa gradualmente a chiunque vorrà sviluppare giochi in Mixed Reality. Al momento Meta esamina le richieste caso per caso, e attualmente le poche applicazioni per le quali è già stato disattivato sono Cubism, Archeo, Spire 2, Drop Dead, The Cabin, First Encounter e il prossimo Laser Dance. Lo sparatutto a tempo di musica Metal Hellsinger arriverà su Visori Quest, PC VR e PSVR 2. Precedentemente rilasciato in flat nel 2022, non dovrebbe trattarsi di un porting o di un supporto VR alla versione flat, ma di un gioco creato da zero per la VR, anche se l'ho sentita troppe volte questa cosa per credere che possa essere davvero così. Tuttavia non sarà un aggiornamento gratuito per chi già possiede la versione flat, ma dovrà essere acquistato separatamente e non richiede il gioco base. E questo è già un buon segno, anche se Bulletstorm VR... Vestendo i panni di un mezzodemone si potrà vivere in prima persona l'esperienza di sparare, tagliare e dare la caccia ai demoni a tempo di musica. Data di uscita 2024 su Quest, SteamVR e PSVR 2, e non abbiamo altro, quindi continuate a seguire. Altro picchiaduro corpo a corpo a tempo di musica in arrivo su UpLab. Parliamo di Rager, del quale è disponibile una demo. I vostri riflessi e abilità verranno messi a dura prova in questo rhythm game, nel quale dovrete respingere orde di cyborg che arriveranno da tutte le parti. Le armi a disposizione sono piuttosto varie, tranne che nella demo. Ci sono spade, martelli, artigli, asce e molto altro ancora. Attacchi, parate e schivate dovranno essere eseguiti a tempo di musica. E se siete interessati basta farmelo sapere tra i commenti e proverò la demo per voi dandovi le mie impressioni. Grandissimo aggiornamento per No Man's Sky, si chiama Orbital e aggiunge l'editor delle navi e aggiunge alcune novità per le stazioni spaziali. Se avete già il gioco potrete scaricarlo come aggiornamento gratuito. Le stazioni spaziali sono state ridisegnate e ampliate e adesso sfruttano un sistema procedurale di generazione. Potrete inoltre progettare e costruire le vostre navi personalizzate, utilizzando anche parti di recupero oppure smantellandone altre, anche quelle cacciate oppure acquisite anche tramite altri metodi. Non è tutto, perché sono state portate anche delle modifiche al comparto grafico. Miglioramento delle superfici riflettenti, c'è stato un miglioramento del sistema di navigazione delle flotte e molto altro ancora. Tropico VR, versione in realtà virtuale di un classico dei gestionali in tempo reale che ha segnato la storia del videogioco, è stato rilasciato la settimana scorsa. Sarete nuovamente nei panni di El Presidente, sovrano di una repubblica caraibica, con il compito di assicurare ai cittadini vari servizi come la sanità, istruzione, agricoltura, tempo libero, lavoro e molto altro. Il vostro obiettivo sarà quello di far felici i cittadini per poter essere rieletti e nel frattempo far crescere la reputazione del vostro paese, rendendolo una meta turistica che accoglie persone da tutto il mondo. Tropico VR è disponibile solo su Visori Quest, potete acquistarlo al 25% di sconto entrando nel gruppo Telegram con tutti i miei giochi, trovate il link nel primo commento o in descrizione.
descrizione. Ricordate Health Weeper, uscito qualche tempo fa? Beh, mi spiace se ancora non siete riusciti a rimuovere il ricordo di quel gioco, e invece se siete tra quelli che... Ma perché? Scusa, è un bel gioco! Sono molto contento per voi, e sappiate che col rilascio del nuovo aggiornamento Wrath è stato aggiunto il supporto al Foveated Rendering dinamico su PSVR 2. Altre aggiunte riguardano nuovi nemici e altre migliorie grafiche, cosa della quale aveva maggiormente bisogno, ma anche nuove armi e un nuovo boss. È possibile impugnare anche le armi dei nemici ed è stato aggiunto un sistema di classi. Non è tutto, perché l'aggiornamento coinvolge anche le altre piattaforme, non solo PSVR 2, e in particolare su Quest 2 e Quest 3 beneficia di un miglioramento grafico, come un aumento della risoluzione, un maggior numero di particelle, un miglioramento degli effetti visivi e molto altro. Hellsweeper VR è disponibile su visori Meta, Pico, Steam VR e PSVR 2. Queste erano le migliori notizie della settimana su VR Gaming. Ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati in questo video. Continuate a seguire, perché sto apportando alcune modifiche ai contenuti che porto. Cercherò di fare meno contenuti casual. Per esempio, metterò da parte i gameplay con commento e tornerò a fare le recensioni invece. E sto riprendendo la creazione delle guide, dei tutorial e contenuti utili, soprattutto per chi ha la sua prima esperienza e quindi ha molto da conoscere sulla VR. Ringrazio per la visione completa del video, like, iscrizione, supportate il canale tramite il tasto super grazie e utilizzate i link che trovate in descrizione o nel primo commento. Trovate il link Amazon per l'acquisto di Quest 3 o di altri visori. Utilizzando questi link date una piccola mano al canale senza alcun sovrapprezzo per voi. E inoltre trovate i link per l'acquisto dei migliori accessori da VR di Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, ProTube, Aubica e lenti graduate VR Rock. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaia.